E ora apriamo questa finestra su Sanremo con, ce lo dice Checco Zalone. Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te. Ecco qui. Se mi chiedi chi Eh sì, Angela Freda, hai visto come ti abbiamo introdotto stamattina? Poi è collegata anche con la puntata di ieri di Sanremo con l'ospite Checco Zalone. Se ci chiedete chi è lei, Angela Freda, la collega di Sala Consilina. Ciao Angela. Buongiorno Antonietta. Ti sei commossa? Tantissimo. Ieri sera mi sono commossa quando me l'ha dedicata dal palco e oggi ancora di più grazie a te e ai tecnici che immagino siano dall'altra parte della telecamera. Lorenzo, Lorenzo è con noi. Un bacio a Lorenzo. Buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori di 105 TV. Allora, Angela Freda ha iniziato sui social, su Facebook in particolare, a commentare le serate del festival insieme a quattro amiche che come lei adorano seguire il festival e chiacchierare. È un salotto, come mi dicevi, è un vero e proprio salotto virtuale. E allora abbiamo pensato di coinvolgerla, ecco, commentando le notizie che troviamo anche sui giornali. Parla proprio in primo piano, c'è cioè proprio Zalone. Sanremo vola con Super Zalone. Che ci dici di Zalone? Ti è piaciuto? Allora, innanzitutto ti faccio gli auguri di persona per il compleanno che ti ho fatto solo su WhatsApp, che è stata l'altro giorno, diventata maggiorenne, bellissima e splendida, come sempre Antonietta. E poi grazie a te per avermi coinvolto in questa piccola avventura che ormai va avanti forse da qualche anno, 2 o 3 anni, insieme ad un gruppo di amiche con le quali sui social, su Facebook principalmente, ci divertiamo a commentare, a fare un po' di tagli e cuci durante la settimana sanremese. Insomma, facciamo un po' un salotto demoscopico, nel senso che anziché fare la giuria demoscopica, noi facciamo le comari, ecco, non avendo le competenze per giudicare gli arrangiamenti, i testi e le voci, noi ci limitiamo a criticare e ad analizzare i look, le sbavature e gli argomenti che vengono portati su questo grande contenitore che è il Festival di Sanremo. Allora, dici di Zalone e poi vai a ruota libera. Ti dico di Zalone, a me Zalone piace tantissimo e non perché mi abbia dedicato una canzone, lo adoro, lo trovo molto intelligente nella sua ironia, non lo trovo mai scontato e trovo anche che sul palco abbia saputo tenere dei tempi giusti. Devi sapere che con le mie amiche social la prima serata è stata un trauma quando abbiamo saputo per esempio che c'era Fiorello. Perché l'anno scorso ricordavamo queste grosse incursioni di Fiorello che prendeva per sé un tempo illimitato, infatti le puntate finivano puntualmente alle 2 di notte. Invece devo dire che piacevolmente ci siamo stupite nel vedere che sia nella prima puntata che nella seconda puntata Amadeus, forse anche perché ha tirato un po' le redini, è riuscita a tenere dei tempi tra virgolette ragionevoli. Leggevo stamattina delle critiche mosse a Zalone per quello che sta la favola trans. Devo dire che io tutto quello che arriva sul palco di Sanremo tendo a prenderlo con molta leggerezza, nel senso che anche, voglio dire, l'esibizione di Achille Lauro non mi ha particolarmente sconvolta, non mi sono proprio permessa nemmeno di parlare di blasfemia, perché lo prendo per quello che è, in effetti la sua trasgressione è talmente riproposta ormai che non vale nemmeno la pena chiamarla trasgressione, e idem vale per Checco Zalone. Ha fatto uno spettacolo molto coinvolgente, a me è piaciuto. Il look, insomma, ho la sensazione che tutti si sforzano a essere diversi, come dicevo pure con te prima di andare in onda, si sforzano ad essere diversi nel look, e i diversi sono quelli che vestono normale, con un semplice smoking. Ecco, abbiamo. Vai, guarda, stiamo guardando degli esempi meravigliosi. Siamo partiti dal torace nudo di Achille Lauro,
Siamo arrivati alla maglia della salute di Puppi, che ha fatto sentire ogni marito, diciamo, una donna. Ecco, per esempio il mio ha detto: "Hai visto? Sono perfettamente in linea con quelli che sono i cliché e le mode del momento." No, ho adorato tantissimo come look. Ho adorato ieri sera Emma, mi è piaciuta tantissimo, il suo abito mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che è stata molto coraggiosa a mettere quelle zeppe e quei tacchi nello scendere la scala, eccola, è meravigliosa, nello scendere la scalinata del festival. Con tanto tacco aveva usato solo Damiano dei Maneskin. Per quanto riguarda la Zanicchi, pochino pesantuccia, nel senso elegantissima, sicuramente, però ricordo a me e a voi che ha dichiarato che se dovesse vincere il Festival di Sanremo farà uno spogliarello sull'esempio, sulla scia della Ferilli, e quindi ricordatevi che potrebbe arrivare nuda all'Eurovision Contest, quindi attenta stasera alla giuria demoscopica che dovrà votare. E sulla Zanicchi, se mi permetti, Antonietta, volevo fare una piccola, mi volevo soffermare giusto un secondo, perché ieri sera a me non è piaciuta, al di là della canzone che, come qualcuno ha scritto sui social, tornata sul palco dopo 50 anni, ha portato una canzone di 50 anni fa, che sicuramente ha messo in evidenza le sue doti vocali meravigliose, perché nulla da dire sulla sua voce, però forse effettivamente un po' antica come stile. Però mi volevo soffermare sulla sua entrata sul palco. Lei è entrata lateralmente, proprio per non rischiare la scalinata, e per i primi 2 minuti di presenza sul palco si è intrattenuto a parlare con Amadeus, dando completamente le spalle a Lorena Cesarini, ignorandola proprio, salvo poi voltarsi e dirle: "Ah, ciao, che carina che sei", insomma, come se fosse lì di passaggio, anche tu qui. Ecco, questo non mi è piaciuto molto, no. Non avevo, diciamo, non mi ero fermata così come hai fatto tu, perché poi è stata chiamata per parlare di razzismo. Ecco, ti è piaciuto proprio l'introduzione del festival su questo argomento, perché è così che è iniziato il festival sostanzialmente. Guarda, come non essere d'accordo sul portare sul palco del festival tematiche così importanti? Lorena Cesarini è stata veramente dolcissima. Devo dire che io non la conoscevo, mi sono informata dopo, e la sua storia mi ha toccato. Devo dire, al di là di alcuni luoghi comuni, mi sono molto imbarazzata nel vedere lei in difficoltà, perché era anche lei in difficoltà nel raccontare quello che le era accaduto, no? Gli attacchi degli haters nel momento in cui è diventato un volto famoso dopo l'annuncio della sua presenza a Sanremo. Mi sono imbarazzata per lei perché era un po' veramente troppo timida e balbettante nel raccontarlo, però mi sono anche molto vergognata di quanti in questi giorni la stanno attaccando. Un pessimo esempio, veramente spero si siano vergognati anche loro. Devo dire che però, essendo in apertura di festival ed essendo i bambini ancora svegli, ieri sera Lorena Cesarini mi ha dato modo anche di poter parlare con mio figlio di questi argomenti, e ti voglio dire solo una cosa. Mio figlio mi ha chiesto alla fine del monologo, ha detto: "Mamma, ma noi italiani pensiamo che la gente di colore sia inferiore." Gli ho detto: "C'è qualcuno che ancora lo pensa. E loro pensano che noi siamo una razza inferiore?" Ho detto: "No, loro non lo pensano." E lui mi ha detto: "Allora io vorrei avere la pelle di colore per non essere così stupido." Beh, quanti anni ha? 9. 9 anni. Allora, Checco Zalone è lo show scorretto per difendere i diritti di tutti, l'ironia dell'attore e la favola contro l'omofobia, quella di cui tu ci hai parlato, ma ha parlato anche della pandemia, quindi ha fatto proprio uno sketch sulla pandemia. È stato simpatico, tutto Beh, sommato. Intanto ha molto sdrammatizzato simpatico. anche il momento, è servito anche a questo, immagino. Al di là del saluto al maestro Virussicchio, e mandiamo anche noi un saluto al maestro Beppe Vessicchio, che speriamo di rivedere almeno, insomma, nell'ultima serata del
del festival, ha ironizzato soprattutto su quella che è l'aspetto delle informazioni e della comunicazione da parte di medici, virologi, no? Affermando che vieni radiato dall'ordine dei virologi se ti azzardi ad essere d'accordo con un collega. Ecco. E quindi il chorus virus è stato veramente simpatico e ha, diciamo, posto l'accento sulle difficoltà comunicativo che purtroppo da mesi ormai al quale da mesi ormai assistiamo sui social, nelle televisioni, dove ogni virologo pensa di poter dire la sua e ovviamente alimenta i dubbi da parte del pubblico. Però è stato un momento carino, vabbè, io che colo adoro. Ci sono personaggi sui quali non mi permetto di fare critiche, per esempio Massimo Ranieri sulla mia bacheca, non mi sono nemmeno azzardata a commentarlo perché è intoccabile, ecco, quella sarebbe blasfemia, criticare lui o personaggi come lo stesso Morandi, che è stato di una simpatia. La Pausini? La Pausini, molto Pausini, nel senso che è arrivata sul palco e ha riempito l'Ariston come ha fatto esattamente quando l'ha vinto la prima volta, tra l'altro identica, veramente la ammiro perché è sempre uguale questa donna, e un po' lunga come pausa, insomma, certamente c'era da annunciare la sua guida insieme a Mika e non ricordo il nome dell'altro co-conduttore dell'Eurovision Song Contest che si terrà in Italia quest'anno grazie proprio alla vittoria dei Maneskin dell'anno scorso, e quindi meravigliosa come sempre, i suoi abiti meravigliosi come sempre, eccoli, guarda Antonietta, ma chiedimi di loro, per favore. Ecco, okay, vabbè. Chiudiamo con un tuo commento su questa squadra di italiani conosciuti al mondo. Potrei dire l'Inwards, però no, le devo dire delle parole, vincitori anche del Festival 2022, meravigliosi nel cantare la canzone con cui hanno vinto l'anno scorso, Zitti e Buoni, ancor più meravigliosi nel cantare Coraline, che ha portato insomma anche la lacrimuccia di Damiano sul palco, facendoci scoprire il suo lato più sensibile. Meravigliosi anche nella golf car con Amadeus, quindi diciamo che sabato sera per me potrebbero vincere loro, peccato che sono fuori di testa e fuori dalla gara, però veramente dei grandi, e ricordiamoci che in questo anno il nome della musica italiana e del rock fatto da italiani è stato portato a livelli altissimi proprio da loro, e di questo va dato merito anche ad Amadeus, che credo sia molto orgoglioso. Chi vincerà? Secondo te? Te l'ho già detto. Non ci sono in concorso, quindi. A parte gli scherzi. Nemmeno Berrettini è in concorso, no? Non può vincere nemmeno lui. Come Luke, secondo me, ha già vinto. Ma la collega della RAI, Mariella Milani, ieri mattina, che non è proprio giovanissima, insomma, non è proprio un adolescente, ieri mattina diceva che se lo incontrasse potrebbe fare per lui una pazzia senile, quindi è tutto dire. No, chi vincerà? Stasera spero di riascoltare tutte le canzoni in gara, perché sai che poi ci sono alcune canzoni che crescono durante le serate del festival e che magari all'inizio sono sembrate un po' tiepidine, però mi piace molto Mahmood e Blanco, mi piace molto Emma e trovo molto canticchiabile e simpatica anche la rappresentante di lista. Simpatica e canticchiabile anche Gianni Morandi, ma non credo arriverà sul podio, però insomma è tutto da vedere. Adesso momentaneamente Elisa la prima in classifica. Sì, è prima in classifica di un'eleganza veramente incredibile, molto bella, molto soft, un po' troppo lenta per i miei gusti, ecco. Va bene. Allora, ho preferito. Angela Freda, ci vediamo domani, ci lasciamo come abbiamo iniziato. Ecco qui, a domani. No, con il tuo amore. Una così bella e così immensamente Angela. Grazie. Ci vediamo, ciao Angela. Immensamente grazie, bella, dice Zalone. Ciao, ciao. Sia nella brutta che nella buona giornata. Grazie a te. Buona giornata a tutti quanti voi.